da qui per poi, se c'è aggregazione, piano piano si studiare degli altri. Sì, vabbè, io conosco pure Alan De Luca, ci sta Mimmo che comunque suona pure, quindi. Cioè, voglio dire, stava Salvatore pure che voleva dire qualcosa. No, io volevo dire una cosa. Aspetta, stava Salvatore che voleva dire qualcosa. Allora, no, il tema sport che comunque ha introdotto Antonio ha una forte rilevanza politica, sia perché comunque le strutture che si gestiscono sul territorio sono gestite un po', cioè, forse magari non gestite, diciamo così, dal comune. Quindi la priorità è quello di conservare comunque la storia sportiva, no, di questi impianti all'interno della, diciamo, delle varie municipalità dove sono presenti questi impianti, e poi di andare a trovare comunque degli spazi per allargare allo sport. Questo è. E poi ci sta una cosa, ma mi è venuto in mente, cioè il tema dello sport gratuito, si può unire anche al tema delle disabilità, della disabilità, no? Cioè, nel senso che poi a un certo punto si possono anche incrociare dei temi. Come? Perché, per esempio, io quando sono stato, al palazzetto dello sport, a Palastadira, cioè l'ascensore non funziona, non so se funziona ancora, ma voglio dire, ma anche cioè, quindi è usufruibile da persone che hanno un problema o un handicap, perché non c'è l'ascensore, cioè questa è una carenza pure del comune, perché cioè, se uno organizza un evento su questo terrazzo, che è uno spazio pubblico, cioè Gennaro non... potenzialmente un po' benissimo. Ma cioè, Oscar parlava la settimana scorsa, Oscar parlava anche di questo fatto qua. Cioè che i teatri e i cinema non sono adeguati per le norme. Gianni giustamente diceva sulla disabilità. Ci poteva essere la possibilità di usufruire gratuitamente di attività sportive. Questa cosa diciamo che oggi non avviene negli impianti così qua che sono a gestione del comune, perché sono impianti molto vecchi e la manutenzione straordinaria che il comune dovrebbe fare non è stata mai fatta. Di conseguenza chi gestisce questi impianti si trova a gestire dei dinosauri che hanno bisogno di una continua manutenzione proprio per essere aperti, perché si rischia proprio addirittura di non poter riaprire questi impianti. Allora bisogna capire un po' quali sono le responsabilità che c'è il comune, quali sono come dire, gli accordi che sono stati fatti dal comune, il CONI, e poi come questi impianti sono stati affidati alle varie associazioni, cioè mettere un po' a mano, diciamo, in questa situazione e trovare delle soluzioni che poi possono permettere la fruibilità dell'impianto alla cittadinanza, con una serenità poi di chi li gestisce, perché poi chi li gestisce non deve trovare la scusa. Non posso. Sì, ma poi la prima viene a tema. Legale, la io volevo dire una cosa a Gennaro, posso? No, anticipavo il tema. Gennaro, io volevo dire che poi da queste riunioni a tema, ovviamente faremo dei manifesti e da questi manifesti avremo delle linee guida, dei intenti da girare poi ai nostri portavoce a livello regionale, speriamo anche a livello comunale, soprattutto futuri, e a livello nazionale. Certo, no, e vabbè, noi dobbiamo sempre avere una visuale prospettica, quindi mi auguro, perché queste comunque sono tutte problematiche inerenti. Nel frattempo dobbiamo coinvolgere tutta la cittadinanza, però, diciamo, partenopea. È importante, quindi, se facciamo una riunione a tema con i commercianti, oppure per quanto concerne lo sport, oppure per quanto concerne la disabilità, poi dopo dobbiamo tirare dei sunti da poter essere utilizzati anche poi dopo come materiale proprio di studio da parte dei portavoce. Se potesse fare un murale solo palastrino, potrebbe essere un esempio. Che ne dite per il si caccia dei soldi, fai una palletta in dove la strada. Noi dobbiamo riempire dei contenuti. Dato che Gennaro Beh sì, ma a livello, diciamo, molto amatoriale, molto amatoriale. Perché non organizziamo una jam station? Molto amatoriale. Ma sono molto amatoriale, Peppe, non vorrei trovarmi in difficoltà. Decidiamo, decidiamo e chiamiamo pure.
perché ci sono in periferia, ci sono tutto. Gianni, ci sto anni. Facciamoci tutto. Gli stessi posti. Sì. Va bene, sapete che guardai che ci stanno già di Gazzetta San Pietro. Ah sì. Gli ha chiesto Cito, però, eh. Ah sì, vabbè, ah, no, ce ne volò, no, non era proprio. Vabbè, io volevo fare, si potevamo fare anche uno nella mia riunione, perché San Pietro a Padirne è molto grande, cioè San Pietro a Padirne, diciamo, è vasto come territorio. Sì. E penso che Cira probabilmente gli vuole fare dove rifaceva Pietro dei Filippi, insomma, nelle solite zone. No, per esempio, dove abito io c'è un po' di spazio dove si potrebbe fare per cercare un po' di coinvolgere a ridosso di Piazza Retta. Quello no, quello è a ridosso tra Casoria Alpino e San Pietro. Quindi in realtà si potrebbe pure provare a farlo congiunto con i ragazzi di Casoria. Stiamo parlando di condivisione. Allora, quando io parlavo di. Allora, non è che dobbiamo spostarci 20 persone, cioè, secondo me. Cioè, facendo degli esperimenti, sondiamo, per capire, il mese di luglio che può essere sperimentale, sì. Cioè, anche se relativamente sperimentale, perché la gente non è, però può essere sperimentale per vedere le reazioni in certi ambienti. Quindi, per esempio, come può essere, che ne so, Sant'Erasmo, dove dicevo, per esempio, nella piazzetta proprio di Sant'Erasmo, sì. Perché ci sta, ripeto, anche una ragazza di Ponticello che ce l'ha chiesto, cioè parlando, ha detto sì, ragazzi, se lo fate io vengo. Che la ragazza, non mi ricordo come si chiama, Alessia Zarlingo, esatto, che abita proprio là, quindi magari se potesse c'ha qualche amico, una cosa, pure giovane, ragazzi, basta che ne si mette 3-4, hai capito? Cioè non è che a me essere ben più. Ragazzi, anche io vorrei, anche vicino alle università. Questo sono me da settembre, qualche gazebo vicino all'università, è un pochettino ostica la situazione, perché potremmo incontrare delle difficoltà, però dato che ci stanno appoggiando ultimamente anche i carchi comunisti, voglio dire, avere questa apertura anche sulla sponda giovanile di sinistra sarebbe la cosa. Siccome lo facevate al Corso Umberto, vicino alla banca, lì però mi sembra un po' proprio, se lo facciamo più verso l'università, sì. In modo sì. Però a settembre, perché noi no, a settembre. A luglio ci sta vicino. Giusto per concludere, non parla. Per non fare perdere questa informazione, perché non lo apriamo un gruppo di discussione sullo sport, sul meetup, per esempio? Ma pure una pagina Facebook, a Napoli stesso, crea tu una pagina Facebook, una pagina Facebook pure. È meglio sul meetup. Nessuno, Sabato, fallo tu. Ma tu perché sei tu nel settore, quindi ci sente giusto per raccogliere anche le informazioni delle altre municipalità rispetto a noi. Ma pure lui, devi aprire la discussione. Ragazzi, discutiamo. Per avere una sorta di censimento, quali sono gli impianti della 219 sui territori? Discutiamo di sport. Fare un monitoraggio di tutte. Un monitoraggio di tutte le strutture disponibili. Nel mio rione c'è un campo di calcetto che è stato distrutto, campo di basket, cioè io anche quello. Anche della riqualificazione delle strutture. Delle zone a cielo aperto. Cioè, non è che uno. Cioè, a tenere per forza i soldi per fare sport. Cioè, certo. Ci sono degli spazi nei rioni dove veramente ci sarebbe. Dobbiamo parlare pure, ad esempio, della riqualificazione dello stadio San Paolo, ad esempio. Cioè, parlando di riqualificazione, ci sta anche il tema stadio San Paolo delle via della Bussola, metti via della Bussola. Del Antonio, poi ci sta piazzetta San Antonio. Cioè, chiamo Gundo. Sì. Giorno preferito. Allora, questo senti, o lo facciamo di sabato però il pomeriggio, oppure è importante che secondo me piazza Sant'Erasmo lo potremmo fare secondo me durante la settimana, quindi che è il problema, come si fa? Perché fai un sabato e mattina non ci sta nessuno. Per favore, ci porti il combo. Ma non c'è nessuno, già lo so. Poi, scusate, posso dire un'altra cosa per quanto riguarda i calzetti? Ah, perché i giovani non arrivano più quando a piazza Garibaldi. Sono proprio Rione Luzzacchi e Gianluppo come calzetti da poter fare. Anche queste zone qua, sono d'accordo, ragazzi, zona povera. Antonio, fatto tutto. Dobbiamo andare nella periferia.
Un centro non è mai stato, è vicino all'unità. Infatti in piazza Francesco Coppola potrebbe essere un'idea. Da mandarci. Ma dove che sta? L'informazione va a Cina. È venuta proprio una giornata proprio... Sa, dai a vedere l'osta. Viene Luzzatti, Cianturco, dove sta ad esempio la quarta municipalità, potrebbe essere un'idea. Quanto... Sì, però non già la c'è. Faccio un dire un caffè, un giaccio, quando vedi? No, è tutto fatto. Cioè, secondo me... Quando è neure c'è... Partiamo con i soldi dei micro, io piazza Sant'Elagio. Allora come già pigliassi? 50 centesimi. La piazza Sant'Elagio già lo fece pure Tina, quindi in un certo senso quant'è? Ci ritorniamo. Massimo, fai tu a racconto. Poi possiamo partire anche da settembre a San Pietro, cioè in Dorione Mito. 16,70. Dipende al centro quanti ne vogliamo fare, cioè che tipo di azienda, durante la settimana.